Oggi siamo con Paolo Conti, direttore di The Beats Loft, e Samuele Astuti dell'Università Carlo Cattaneo, per parlare di NFC, ovvero Near Field Communication. Allora, partiamo da te Samuele, che cosa è la NFC? NFC è un sistema che si basa su sistemi RFID per permettere agli utenti di identificarsi per una serie di servizi, dai pagamenti ai servizi culturali alla bigliettazione. A livello di hardware l'NFC è un sistema di lettura e dall'altra parte è un sistema che si identifica sul sistema di lettura stesso. Le cose che sono state fatte in questi anni sono già diverse e significative, nel senso che sono stati fatti diversi test. Ormai la fase dei test è finita, la tecnologia è stabile, anche se ancora dei protocolli definiti ahimè non ci sono. Noi abbiamo deciso insieme a una banca di sporcarci per primi le mani e fare il test direttamente in università. Il cellulare o comunque il device mobile è uno dei primi strumenti che possono funzionare con questa tecnologia. In che senso, e dacci un po', come dire, uno scenario futuro, ma neanche tanto lontano, che cosa potremmo fare con il cellulare? Ma magari vi racconto lo scenario attuale in università. La cosa che abbiamo fatto in università è andare a condensare all'interno del cellulare tutte le informazioni legate al singolo studente, quindi il suo identificativo univoco e anche tutte quelle informazioni necessarie per permettere i pagamenti. In questo modo cosa succede? Che lo studente, utilizzando o una card NFC o un telefonino NFC, si identifica per gli esami, va, paga la retta, può pagare il caffè, può andare a pagare le fotocopie e accedere a tutta una serie di servizi all'interno dell'università. Paolo, in che contesto si inserisce questa tecnologia e appunto qual è lo scenario che può aprire? La cosa interessante è che noi stiamo andando verso un mondo in cui tutto e tutti saranno identificati e tracciati. Volenti o nolenti, questa è la direzione. Perché le persone sono sempre più inclini, diciamo, a fornire informazioni su se stessi in cambio di servizi che possono avere. L'esempio che ha fatto Samuele è molto indicativo. La cosa interessante è che il cellulare è sempre di più il centro di questo nuovo ecosistema digitale. Questa è la cosa davvero rilevante. Poi è probabile che il cellulare sarà davvero il centro nevralgico dell'essere umano digitale, no? E magari ci saranno anche dei microcellulari sugli oggetti. E questi oggetti avranno la possibilità di comunicare con noi.